Sul campo neutro di Alimena, per l'indisponibilità di quello di Santa Caterina, si affrontano appunto il Santa Caterina e il sicilianamente Montedoro. Le motivazioni in campo sono molto alte. La squadra caterinese vuole tornare alla vittoria per consolidare il primato e dimenticare subito lo scivolone di Vallelunga. E il Montedoro, forte della vittoria col Marianopoli, vuole continuare a credere ai sogni playoff. La prima a buttarsi in avanti è la capolista con l'inossidabile La Monica che tira alto dopo la traversa. Il Montedoro risponde con due tiri del suo capocannoniere Carbelo Nugara, che conferma comunque il suo momento no, con due tiri deboli che si spengono fra le mani del portiere Amoroso. Ma è il Santa Caterina ad essere veramente pericoloso al 15° minuto su azione di contropiede. Ancora con La Monica, che è bravo a scattare sul filo del fuorigioco, a liberarsi appunto del suo avversario, volarsi verso Bufalino e calciare a rete, ma la palla sfiora il palo per un non nulla. La risposta del Montedoro arriva qualche minuto dopo con la sfortunata rovesciata di D'Antoni che si spegne alta sopra la traversa. La palla sbatte sul palo, tiro a botta sicura e miracolo di Bufalino, rivediamo la grande parata del portiere presidente del Montedoro, Angelo Bufalino. Ma al 20° arriva il meritato gol per i padroni di casa. Vediamo dribbling spumeggiante di D'Agostino che si porta dietro l'intera squadra del Montedoro, passa a centro, La Monica è sicuro e solo, batte la palla in rete per l'1-0 della capolista. Il Montedoro tenterà qualche maniera di mettere in pericolo la difesa avversaria, ma solo qualche azione confusa e mal riuscita. Il secondo tempo inizia con le stesse formazioni del primo, sia per il Montedoro che per la Santa Caterina. Ed è subito D'Agostino Show. Prende la palla, salta Di Benedetto, salvo, lo punta, lo salta, ne salta altri mille, tira un bel tiro a rientrare che però Bufalino blocca con facilità. Il Montedoro non ci sta e tenta con tutto ciò che ha di impensierire la retroguardia catrinese. Ma sono ancora gli Orange a rendersi veramente pericolosi con un'azione da gol più che da calcio da flipper. A parte sua, il Montedoro costruisce ancora due azioni contro Lumello, con la seconda bella e pericolosa che però si spegne fra le mani di Amoroso. Alla mezz'ora del secondo tempo D'Agostino ci prova anche con la punizione, ma la palla viene respinta dal sempre attento Bufalino. Per il Montedoro, splendido cross dalla sinistra, colpo di testa di Nugara e splendida risposta di Amoroso, che nonostante la sua stazza non longilinea si trasforma in un vero e proprio gatto. E qualche minuto è ancora un duello Tulumello-Amoroso, anche questo vittorioso per Amoroso. All'88° l'episodio che potrebbe e dà la svolta alla partita. Graci davanti al portiere solo, passa la palla di Mirkele, Mirkele pensa di essere in fuorigioco, si disinteressa dell'azione e la difesa recupera la palla, sprecando quindi un evidente e madornale palla gol. Nell'azione successiva D'Agostino riesce a rubare palla aiutandosi forse un po' all'avversario, riesce a segnare il gol del 2-0 e fine della partita. Il Santa Caterina porta a casa 3 punti importantissimi e il Montedoro si ritrova con un pugno di mosche.